Benvenuto o benvenuta sulla via della consapevolezza. In questo video andrò a leggere delle parole molto potenti. Sarà una meditazione che avrà effetti positivi sulla tua mente e sul tuo modo di pensare. Prima di iniziare, ringrazio di cuore tutti gli abbonati. Il vostro aiuto è davvero prezioso. Ascolta questo audio e rendi tuoi questi concetti. Rendili parte integrante del tuo modo di essere e di pensare. Ascoltalo per sentirti meglio, per un momento di conforto o per ritrovare la strada nelle giornate in cui tutto ha meno senso. Trova una posizione, seduta o sdraiata, che ti faccia sentire comodo e a tuo agio. Non c'è fretta. Chiudi pure gli occhi e lascia andare il respiro e ogni tensione. Inspira ed espira lentamente 3 volte. E una volta fatto, riprendi il tuo ritmo naturale del respiro, mantenendo gli occhi chiusi. Rilassa la testa, rilassa la tua espressione. Respira profondamente, rilassando le spalle e lasciando andare ogni responsabilità. Rilassa il petto, la schiena, i fianchi. Lascia andare ogni dolore. Rilassa le gambe, i piedi. Ora sei al sicuro. Rilassa le dita dei piedi e delle mani. Rilassa completamente il tuo corpo. I tuoi muscoli diventano pesanti e privi di tensione. Respira lentamente e profondamente. Riempi i tuoi polmoni di aria purificata. Rilassati e metti la tua mente e la tua attenzione in una condizione di apertura, di ricevimento, senza giudizio, in ascolto. Permetti alla tua mente e al tuo ego di calmarsi, di essere meno presenti dentro di te. In questo momento non è necessario pensare. In questo momento non è necessario ricordare, calcolare,
non è necessario preoccuparsi. Sii spettatore di te stesso e osserva le emozioni e i pensieri che si presentano nel tuo corpo e nella tua mente in questo momento. Ogni emozione, ogni pensiero ricorrente appartiene al passato o alla proiezione del tuo futuro. Passato e futuro non hanno nessun potere su di te. Il potere è nel momento presente ed essi non possono farti nulla, non possono arrecarti preoccupazioni, non possono riempire la tua testa di pensieri negativi. Se decidi di rimanere ancorato al momento presente, al qui e ora. Ora sei al sicuro. Ora sei calmo o calma. In questo momento non ci sono pensieri negativi. In questo momento ogni tensione viene dissolta. Il tuo respiro ha un grande potere. Permetti al tuo respiro di espandersi in tutto il tuo corpo e rilassarti completamente, sempre di più. Rilassati sempre di più. Poni la tua mente in una condizione di apertura, senza giudizio, pronta a ricevere. Ti leggerò alcune parole molto potenti. Riascolta questo audio ogni volta che lo ritieni necessario, affinché queste parole diventino sempre più presenti all'interno della tua mente, del tuo subconscio. Bisognerebbe fare come i fiori, prendere da ciò che ci fa bene, da ogni situazione e da ogni persona che sia. Io sono un piccolo seme. La pioggia in autunno mi prepara una casa accogliente. Il gelo in inverno mi conserva e dà riposo. Il sole della primavera mi risveglia e il caldo dell'estate fa nascere i miei frutti. Le piante, come i fiori e come gli alberi, traggono il bene da ciò che il presente è. La pioggia che li disseta, la compagnia degli uccellini quando si riposano sui loro rami. Quando c'è il sole, si riscaldano per crescere. Se un ramo non germoglia, lo lasciano cadere, lo lasciano andare, senza rimpianti, senza pensieri, senza paure. Se arriva un temporale, loro hanno radici solide, anche i fiori più piccoli. Essi non negano il temporale e non prediligono solo il sole. Sono la somma e l'unione di tutte le cose insieme. Prendi il meglio,
non attaccarti a persone o religioni o dogmi. La tua mente deve essere come un pennello che attinge a tanti colori per creare il quadro della tua vita. Se decidi per un solo colore, tutti gli altri ti sembreranno non esistere e il quadro non riuscirà mai a venire fuori. La meditazione non è isolarsi, non è ripetere forzatamente dei mantra, non è pregare. La meditazione non è regole da seguire e non è neanche attaccarsi a pensieri o parole di maestri antichi e nuovi. Alcuni di questi, certo, possono essere strumenti, ma nulla di più. Essi non sono meditazione. Meditare non ha un costo. Non devi stare in silenzio per diversi giorni, non devi comprare incenso e candele, non devi fare nulla che non venga da te, dall'interno, e tu sai cos'hai dentro. Meditazione è prendere il meglio da ogni situazione. Meditazione è capire che non ci sono regole per essere te stesso. Meditazione è essere la migliore versione di te, senza condizionamenti, senza obblighi. È essere in pace. Potrei essere in pace, consapevole, leggendo un libro, oppure mangiando ravioli, un boccone alla volta, senza fretta. Dentro di te, qualsiasi cosa ci sia, è buona e felice. Non aver paura a dire qualsiasi cosa venga da te, perché ognuno di noi, dentro di sé, lo sa. Sa che cos'è felicità. Sa cosa fa del bene, sa cosa è giusto e sa anche che cosa è contro la vita, cosa non vuole fare, cosa va contro la propria felicità. Meditazione è ascoltare il tuo io dentro di te, rimuovere ogni condizionamento. Scoprire dal velo dei pensieri la tua pace interiore. Il tuo io è intatto, ti dirà sempre la cosa giusta. Il tuo io è difficile da ascoltare proprio per questo, perché è in pace da sempre e per sempre. Spesso è la nostra mente ad andare contro di esso. Per questo soffriamo e accettarlo è spaventoso. Meditazione è trovare la verità, trovare te stesso e riuscire a dipingerlo. Respira profondamente. E se affiorano immagini, percezioni, illuminazioni, su una qualsiasi parte di te, di una tua situazione, di una tua condizione, della quale sei appena diventato consapevole, cerca di capire se puoi fare qualcosa. Se puoi vedere le cose da un punto di vista diverso, se è il tuo comportamento a creare una determinata condizione, o se sono delle scelte che stai accettando, ma che dentro di te non ti fanno stare bene. Respira profondamente, lascia andare ogni tensione, e permetti a questi concetti, a questa illuminazione,
questa consapevolezza di entrare dentro di te, di illuminarti, ancora per i prossimi minuti. Permetti al tuo io interiore di emergere, di esprimersi, senza condizionamenti, senza giudizio, senza paure. Permettigli di esprimersi affinché tu riesca a dipingere il quadro della tua vita, affinché tu riesca finalmente a sentirti in pace, a provare gioia e benessere. Lascia che questa melodia ti accompagni ancora per qualche minuto. Permetti al tuo io di esprimersi. Tu sei già in pace. Non vi è nulla da aggiungere, ma solo rimuovere. Rimuovere i pensieri negativi. Rimuovere emozioni ricorrenti. Rimuovere il giudizio delle altre persone. Rimuovere quello che racconti a te stesso. La tua anima, la tua coscienza, il tuo io più profondo è nato ed è da sempre in pace. Quando spesso ognuno di noi si ritrova a provare ansia o addirittura depressione, è perché il nostro io e il nostro corpo non parlano la nostra lingua e non hanno nessun altro modo per comunicare a noi e alla nostra mente, che spesso ci priva di consapevolezza, che c'è qualcosa che non va e che dobbiamo cambiare, perché dentro di noi sappiamo già che cosa ci fa stare bene e che cosa invece no. Permetti al tuo io interiore di esprimersi. Respira profondamente e lentamente. Mantieni gli occhi chiusi ancora per qualche minuto. Quando ti senti pronto, puoi tornare a muovere le dita dei piedi e delle mani. Puoi svegliare il tuo corpo, i tuoi muscoli. Riapri pure gli occhi
La meditazione è terminata. Potrai portare con te questo senso di calma e consapevolezza per tutto il resto della giornata. Riascolta pure questo audio ogni volta che lo ritieni necessario. Ti ringrazio di cuore per l'ascolto. A presto.